Aurelio Russo, rettore del Santuario Madonna delle Lacrime, questa mattina benedice il percorso sensoriale per non vedenti donato dal Lions Club International al distretto 108 GB Sicilia. Ecco, un dono particolare per la fragilità umana, per chi naturalmente va al santuario. Io sono grato a questi nostri amici del Lions, i quali hanno avuto una sensibilità particolare. Certo, è l'inizio di un percorso. Al momento è interessato soltanto il varco 8 della Porta Santa Lucia, ma il sogno è poter realizzare all'interno del parco tutto un itinerario dove i nostri fratelli in fragilità possono in tutta sicurezza accedere al parco, al santuario, che è un patrimonio della città. Quindi l'abbattimento delle barriere architettoniche a 360 gradi. Sì, l'abbattimento delle barriere che ci deve impegnare sempre di più. Ripeto, questo è solo un segno, bisogna certamente fare di più e noi ci auguriamo con l'aiuto di tutti di poter realizzare sempre di più.